Questa volta vi propongo il racconto Indro Montanelli, tratto dalla raccolta scritta da Enzo Biagi, I Come Italiani, pubblicato dai Fratelli Fabbri Editori nel 1995. Indro Montanelli è per la mia generazione un punto di riferimento, discusso, amato o respinto, da mezzo secolo recita nel nostro mestiere la parte del protagonista. Gli piace, ma non è orgoglioso. Lo incoraggia il sorriso della gente, ma non credo abbia ricevuto molti riconoscimenti ufficiali. Avrebbe potuto essere 10 volte onorevole e magari anche ministro. Disastro scampato, ma nonostante la scrittura chiara, la battuta imprevedibile e gli umori balzani, è anche timido e poco socievole. Longanesi diceva di lui: Montanelli è uno che sta in mezzo agli altri per sentirsi più solo. Nato nella terra delle beffe, discendente da quei toscanacci come il Boccaccio o come il Cellini, che diventavano matti per poter raccontare qualche tiro burlone e ancora di più per inventarlo, è nella realtà una persona gentile, spesso alle prese con un temperamento malinconico. Credo che nella sua esistenza ci sia stata una sola passione esclusiva, il giornalismo. Per il resto, Indro non cede a quelle diffuse tentazioni che sono l'invidia, l'avidità, l'intrigo, la furbizia. Quando sbaglia è sempre per eccesso, mai però in malafede. E poi è capace di chiedere scusa. Non è da tutti. Ha vissuto 4 o 5 guerre: Etiopia, Spagna, Finlandia, Norvegia e poi tutto il resto, e non so quante rivoluzioni. Ogni fatto lascia un segno dentro di lui. Torna da Addis Abeba, vede le rappresaglie di Graziani, esasperato da un attentato, e ha il primo disincanto dal fascismo. Ora ricorda Alain Selassie, il Negus, come un uomo pieno di dignità. Torna da Budapest e tra le barricate sono caduti anche molti suoi pregiudizi. Con splendide corrispondenze delude quelli che si aspettavano di vederlo in ginocchio davanti al cardinale Mazenti, o a braccetto col principe Esterhazy, e spiega il dramma e le ragioni dei rivoltosi. Difficile classificarlo politicamente. Chi dice un liberal o un conservatore per rifilargli un'etichetta? Corre da solo, o se ha qualche simpatia è per gli anarchici, a condizione però che non disturbino. Ogni tanto cambia opinione, non per calcolo, ma per slancio. Una volta sosteneva che era meglio trattare con i comunisti. Più tardi Craxi lo ha convertito, per poco. Non è uno che si aggrega, non volta la gabbana, che è sempre la stessa, cambia itinerario, perché gli pare più giusto. Lo hanno accusato di tutto, ma gli ho sempre sentito dire: basta che non dicano che siamo ladri. Fa poca fatica a non tenere conto dei soldi, perché ha scarsi bisogni. Non gli piace mangiare, fuma qualche sigaretta, di preferenza quelle degli altri, è tifoso della Fiorentina, ma non va più allo stadio ed è sempre stato un saltuario frequentatore di cinema e di teatri. Va a letto presto perché soffre di insonnia. Il vero spasso per lui è il lavoro e non tocca proprio a me criticarlo. Forse lo offendo. Non è per nulla distaccato, scettico, duro, rancoroso. La parola è acre, il sentimento mai. È buono. Lo so, protagonista di infinite riconciliazioni. E se l'inimicizia esiste, si addolora. È perfino tollerante. L'offesa più cattiva che gli ho sentito pronunciare gli è un bischeraccio. C'è nel giudizio un fondo di cordialità. Quando ha fondato il giornale, il suo, dicevano gli amabili competenti che era la fine di un'epoca, quella delle prime donne, una specie in via di estinzione. E Montanelli rappresentava il canto del cigno di un certo tipo di cronista. Non è andata così. E basta chiedere ragguagli in libreria per misurare il seguito. E oggi sono molti quelli che riconoscono che Montanelli ha dato voce a una parte rispettabile dell'opinione pubblica. Ha rotto un conformismo sciocco e ha interpretato un orientamento del pubblico che spesso anticipa. Si riconosce questa qualità di rabdomante. L'istinto, dice, mi porta a indovinare l'opinione della massa e ne divento il microfono. Maurizio Ferrara, il babbo, in un articolo sull'Unità lo definì un ovvio di genio.
Montanelli non si offese. Chi si rifà al senso comune appare spesso banale, ma in qualche momento un discorso equilibrato diventa quasi coraggioso. Basterebbe parlare male del questore, ma lo fanno tutti, anche perché lui non può rispondere. Il racconto è finito, spero vi sia piaciuto.